Sono emozionata ma felice di essere oggi la padrona di casa di questo importante evento. È un lustro per il nostro istituto, per la nostra città di Sora, e vogliamo dare delle indicazioni ai nostri ragazzi, ovvero di valorizzazione di quelle che sono le loro attitudini e le loro capacità, dicendo a questi giovani: scegliete la scuola che voi ritenete che è opportuna per ciò che vi piace e per ciò che volete fare nel vostro futuro. I tecnici e professionali hanno un grande valore, si studia, si impara anche praticamente già dai banchi di scuola ad esercitare la professione futura, che poi può naturalmente essere implementata anche nell'università. L'Istituto di Istruzione Cesare Baronio lo ha dimostrato negli anni, lo sta dimostrando anche nell'ultimo decennio, dandoci delle personalità, degli illustri professionisti che non solo da un punto di vista nazionale ma anche mondiale ed europeo si stanno valorizzando tantissimo quella che è stata la loro istruzione e ciò che hanno imparato a fare e soprattutto ad essere. Perché ciò che ci tengo moltissimo a precisare, lo hanno scritto anche in tanti commenti su Facebook molti ex studenti, sia diciamo diplomati da poco sia diplomati da tanto tempo: una scuola inclusiva, una scuola che ha permesso a moltissimi dei giovani che hanno lavorato nei banchi di questo istituto a riuscire a trovare quella che è la loro proprio indole e la possibilità di esprimersi al meglio nella nostra società. Oltre ai relatori ci saranno oggi, Fazio, Salvatori, poi ci saranno anche interviste ad ex alunni, tra cui il senatore Magnocchetti, l'onorevole Tanzilli, tanti altri, Tozzoli, il professor Tozzoli, che anche, insomma, ecco, generazioni diverse. Ci sarà anche un cuoco che è stato sui nostri banchi, che è Brugnetti, il quale lavora a Dubai ed è venuto direttamente da Dubai proprio per portare ai nostri giovani la sua esperienza. A due ristoranti ne sta aprendo un terzo, un ragazzo, un giovane, cioè 27 anni, e questo veramente è un lustro per l'Istituto di Istruzione Cesare Baronio. Rinnovo ancora il ringraziamento, oltre alla comunità scolastica attuale del Baronio, anche a tutti gli ex presidi, professori che hanno dato tantissimo a questo istituto, hanno speso tutta la loro esperienza, la loro vita, proprio per permettere ai giovani di trovare nel miglior modo il posto nella nostra società. Quindi hanno arricchito l'umanità. Grazie a tutti ciò, a tutti coloro che ci sono stati e a tutti quelli che ci sono oggi. Una tappa bella per la città di Sora, ma anche per la scuola, che è un simbolo appunto della città e un luogo di formazione. L'amministrazione provinciale ha voluto, ovviamente, non ha voluto far mancare la propria presenza, che è la presenza ad un istituto prestigioso, inteso come luogo di formazione non solo di alunni preparati, ma, come ho avuto modo di dire, anche di cittadini consapevoli dei loro diritti ma anche dei loro doveri, e che debbono basare la loro esperienza anche scolastica ma di vita in generale sul rispetto dell'altro. Ci tenevo a dire anche che l'amministrazione provinciale ha investito molto sulla città di Sora, continua a farlo, non a caso pochi giorni fa sono stati inaugurati i lavori per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, una delle 6 scuole che l'amministrazione provinciale ha messo a terra e che quindi testimonia la vicinanza dell'ente provincia a questo territorio e a questa città. Sicuramente è un grande onore essere qui dopo diversi anni ormai, ormai sono approdato nelle terre mirate, dove sto proseguendo, insomma, la mia carriera, e sicuramente è un grande onore tornare qui dopo circa 10 anni e vedere che comunque la scuola si sta impegnando a tutto quello che è la crescita e la costanza, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione, per le nuove leve.
quindi è un immenso piacere, insomma, essere tornato qui. Finiti gli studi, mia madre non era mai andata a scuola, perché le bambine non le mandavano a scuola, se no il motivo, la spiegazione era che se no scrivevano al fidanzato, allo sposo, non le mandavano a scuola, va bene. Allora lei andò a scuola, imparò a leggere e scrivere, perché una sua cuginetta invece la mandavano a scuola, e quindi lei ha imparato a leggere e a scrivere, insieme il pomeriggio andava da questo, va bene. Quando 1900 sono entrato nell'istotecnico nell'ottobre del 48 e sono diplomato luglio del 54, va bene, e facciamo fare sto ragazzo, no, facciamolo studiare ancora, va bene, madre, che poi non aveva fatto sempre, no, adesso questo deve studiare, deve, insomma, avevano, pur essendo, diciamo, avevano capito queste persone, naturalmente con affetto e con ammirazione, che l'istruzione, va bene, l'educazione era una cosa importante, ma era costosa allora, perché appunto, diciamo, mio fratello più grande stava qui a pensione, va bene, tornava a Natale, a Pasqua, dal Vito, insomma, non è come adesso, va bene, si viene, si ritorna, si va indietro. Mia sorella maestra, vero, gli va bene all'istituto, diciamo così. L'altro ingegnere ad Arpino studiavo con l'ingegnere, purtroppo sono rimasto io solo adesso, e vabbè, rimane il ricordo degli altri. E quindi, insomma, costo, diciamo, era costoso tenere i figli. E io, diciamo, alla fine decisi di andare ad economia e commercio a Roma, allora in piazza il Borghese, però lavoravo con mio padre e l'ho fatto il geometra per 6 anni, 7 anni, va bene, mi ricordo ancora benissimo, ho costruito parecchie albito in zona sismica di seconda categoria, va bene, allora c'era storia di prima categoria, va bene, quindi conoscevo, soprattutto ho fatto progetti e direzioni di lavori di abitazioni rurali, va bene, però di recente, dopo questi, l'anno scorso, ricordo, uno di questi mi disse, dottore, poi mi riconosco, sempre da Pino, la casa che ha fatto lei sta ancora in piedi, non si è morto, va bene, meno male.